aeronautica e droni. Lei nel suo intervento ha spiegato, dice, io sono un pilota, quindi sono miei antagonisti, ma in realtà tornano a essere utili come non mai. Ho aggiunto subito dopo che sebbene ci sia questo rischio, in realtà gli aeromobili a pilotaggio remoto consentono a chi si occupa di sicurezza e difesa di buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi di affrontare situazioni di pericolo con maggiore fiducia e possibilità di accrescere le conoscenze, quelle informazioni che poi rendono più efficace il successivo corso delle operazioni. Quindi a questi aeromobili presta particolare attenzione la difesa, che intende esplorare tutto il range che va dai micro ai mini, ai tattici, agli strategici, e vuol far questo in concorso con tutte le start-up, con tutte le aziende, con tutte le industrie che vogliono affrontare questa sfida, che sicuramente ci vedrà impegnati nel prossimo futuro. Grande attenzione da parte della difesa. C'è però, lo dico da non osservatore attento in questo caso per porle la domanda, che in Italia si punta molto sul discorso drone e 90 persone su 100 pensano che è il papà di famiglia che va con la sua famigliola a fare le riprese la domenica. In realtà c'è un'attenzione un po' diversa da parte non soltanto del Ministero della Difesa, ma proprio di un indotto lavorativo che riguarda gran parte di italiani. Mi sto occupando personalmente di un aeromobile a pilotaggio remoto che sta per vedere il volo, prendere il volo. È un aeromobile della Piaggio e insieme alla Piaggio questa è un'opportunità per qualche migliaio di persone che potranno continuare a lavorare in Italia in un settore ad altissima tecnologia. Faccio un'ultima domanda: lei quando ha iniziato a sentir parlare di droni come l'ha presa? Nel senso, era convinto che avrebbero avuto subito questa apertura esponenziale verso il pubblico? Io penso proprio di sì, come pilota, come appassionato di aeronautica, conosco bene quella che è stata l'evoluzione nel settore appunto dell'aviazione nell'ultimo secolo, e questo è un trend inarrestabile che vedrà un'ascesa esponenziale nei prossimi decenni.